Buongiorno, oggi è mercoledì 10 marzo. Io mi sono un pochino fermata in questi giorni dopo il fine settimana dalle pulizie di primavera perché ha fatto schifo il tempo. Però oggi, nonostante faccia schifo, ho deciso di riniziare e ho deciso di passare al bagno perché è un pochino tardi, abbiamo giocato insieme io e Greta, eccetera, è stata una nottata particolare, quindi ho detto, siccome il bagno è un pochino più piccolo, però comunque c'è tanto da fare. Magari riesco a sbrigarmela entro la fine di questa serata, di questa giornata. Prima di fare qualsiasi cosa, ho deciso di fare un po' di decluttering. Quindi apro tutti quanti i mobili, dato che comunque tanto devo pulirli dentro. Aiuto. Che poi principalmente sono cose di Elias, perché qua sotto c'è tutto il reparto per i suoi capelli, perché come potete vedere lui è praticamente uno di quelli che favorisce il buco dell'ozono. Ecco. Prima cosa che faccio è tirar fuori tutto. Man mano che tiro fuori, metto dove trovo. E controllo quello che è finito, quello che non è, perché poi lui è anche uno di quelli che rimette a posto le cose anche se sono finite. Però mi è venuta un'illuminazione adesso che mentre io faccio questo potrei spruzzare il detersivo, i vari componenti per poter far agire il tutto, così che poi io riesca a pulire questo già agito. Quindi sì, facciamo così, che prendo il mio detersivo per il bagno, lo spruzzo ovunque così che lui agisce, così che mentre io faccio questo, ok, sì. Con il Lego vicino, ma allora ho spruzzato tutto, ho spruzzato bene anche tutte quante le piastrelle e adesso passo appunto ai vari, come si dice, alle varie cose del mobile, così lui nel frattempo agisce. Ho aperto la finestra, l'ho messa basculante perché quella finestra lì è rotta da secoli, da quest'estate, e quindi non posso spalancarla, altrimenti l'avrei spalancata e inizio, dai, perché sennò qua non ce la faccio oggi. Adesso ho tolto tutto da questo mobile sopra e lo farò man mano perché il mio bagno è troppo piccolo, altrimenti poi mi perdo. E mi sono portata anche il sacco giallo di qua, quello dell'immondizia, così butto magari i contenitori vuoti. Comunque mi tengo sempre un qualcosa dove poter buttare tutta l'immondizia che faccio.
sì, visto molto perché dovendo stare dietro a Greta, dovendo vedere un po' le cose, avendo fretta perché poi tra un po' esce Greta dall'asilo, comunque ho passato tutto quanto con l'acqua al detersivo, ogni contenitore, ogni barattolo, il cestino l'ho lavato proprio sotto l'acqua, anche i vari contenitori e poi tutte quante le confezioni le ho appunto passate e disinfettate con l'alcol per togliere quel residuo di polvere che c'è. Poi, siccome dentro non è che sia proprio sporchissimo perché era appunto da poco che l'avevo fatto, addirittura non si può vedere, però qua avevo attaccato, siccome spesso e volentieri, appunto, essendo dei mobiletti piccoli, le cose si accatastano una sopra l'altra, comunque una di fronte all'altra e non si vede quello che c'è in fondo. Avevo messo un post-it per ricordarmi delle cose che c'erano qua, perché poi mi dimentico sistematicamente. E quindi adesso sempre con questo detersivo qua, che è il disinfettante, lo passo tutto quanto il mobile sopra, tolgo la polvere prima perché sicuramente si sarà depositata un po' di polvere sopra dove tengo il cestino con la carta igienica e cotton fioc per Elias e anche lì il cestino lo svuoto, lo lavo sotto l'acqua, lo disinfetto bene e poi rimetto la carta igienica dentro. Adesso ho scaldato una pentola di acqua bollente, mentre pulisco, continuo a pulire, la butto nel water. Così, prima di tutto, comunque essendo bollente, già disinfetta. Poi ci butto il percarbonato, agisce e lo lascio andare fino a quando poi non andrò a pulirlo. Brava, sì. Oh. Posto il cestino di Elias anche se so che non durerà nulla perché lui fa un casino, dentro c'ha le sue varie creme, cose perché lui è peggio di me. E queste invece sono le cose che uso io, quindi le creme per il viso,
il burro di karité, il deodorante, le varie cose e i profumi. Quindi già si è liberato molto. Oltretutto ho liberato anche lo spazio che era qua, che era pieno di cose che comunque avevo lasciato qua, e alla fine invece sono riuscita a utilizzarle qua dentro. Quindi stiamo facendo dei progressi. Adesso passiamo alla parte giù, ma è tardissimo. Sono le 11:20 e sono solo al primo mobiletto, mi viene male. Comunque ho finito di organizzare, ve lo faccio vedere velocemente. È un po' buio, però vabbè. Allora, qua dentro tengo tutte le cose tipo spazzolini di ricambio, dentifrici nel caso in cui ci siano, non ne ho. E qua invece è un contenitore con tutte le cose per il tagliabarba di Elias, come si chiama? Il rasoio elettrico, non lo so. Vicino c'è il caricatore del spazzolino di Greta e dietro invece ci sono delle cose di mia mamma che ha dimenticato che gliele lascio lì. C'è l'acetone che non utilizzo mai perché non metto mai lo smalto ce l'ho penso da 10 anni, però lo teniamo, non si sa mai. E sotto ci sono le due confezioni dei rasoi. Uno è mio che mi ha regalato mia sorella per il compleanno, no, per il compleanno, per Natale. Ha deciso di spedirmelo così, anche se io utilizzo quello d'alluminio, però devo dire la verità che quello lì elettrico è comodo. E taglia bene comunque. E vi di fianco c'è invece quello di Elias. Poi vedete tutto nero perché sono comunque dei contenitori dove dentro c'è di nuovo un. Ah no, ho sbagliato. Quel contenitore lì ci sono tutti i campioncini che ho da 10 anni di profumerie, di cose che mi avevano dato le mie sorelle prima che io mi trasferissi, eccetera. Quindi rendetevi conto. Va bene. E sono in una posizione scomodissima. E sotto appunto ci sono una pochette vuota che tengo per le evenienze, ma voi non capite niente perché è tutto buio. E l'altra invece appunto con tutte le cose del rasoio di Elias. Come potete vedere dalle piastrelle, quello che mi spaventa è che sicuramente ci sarà muffa dietro e quindi dovrò scartavetrarmi anche, non lo so, l'impensabile. E voi a questo punto penserete: mamma mia, Stella, che schifo! Il problema è che questo bagno è minuscolo, ha quella finestra che non basta per far fuori uscire comunque il vapore, e questo lavoro di togliere la muffa dalle piastrelle e spostare tutti i mobili l'ho fatto neanche 2 mesi fa, quindi rendetevi conto. Thank you.
Devo volare adesso. Passo però le spazzole. Allora, controllo che non ci siano capelli, li tolgo, eccetera, e poi li metto a bagno con un po' di percarbonato e un po' di sapone per i piatti, le lascio a bagno in modo tale da farle disinfettare bene, perché sono vecchie, alcune sono davvero da tanto tempo e quindi cioè, lo faccio almeno ogni 2 o 3 mesi questo lavoro qua delle spazzole, perché ragazze davvero si annidano un sacco di batteri, di germi comunque sulle spazzole, soprattutto se si usano prodotti come Elias che usa l'acca e quindi niente, con una forbicina tolgo tutti quanti i capelli incastrati e poi li metto appunto a bagno. Spazzole continuano a disinfettarsi. Nel frattempo sono tornata che sono andata a prendere Gai, eccetera, dopo pranzo. Passo alla doccia. Passo alla doccia, poi faccio le piastrelle di qua dove ci sono i mobili. Poi il water, altre piastrelle, termo, e poi per ultimo andrò col lavandino, perché comunque il lavandino lo utilizzerò ancora per sciacquare, fare, disfare. Adesso io avevo già spruzzato comunque il detersivo prima di, come vi avevo detto, prima di iniziare i mobili, però mi sono preparata una ciotola bollente con acqua bollente con la spazzolina che vado ad utilizzare su tutte le fughe in modo tale da riuscire comunque a pulirle il più possibile. E sicuramente mi aiuterò comunque anche poi con lo spruzzino ancora per le fughe dove c'è la muffa dietro, soprattutto. Al porta saponi, scusate, i giochi di luce, perché lì dietro, comunque, dove tocca il porta, c'è questa sbarra di ferro, si crea un po' di muffa, ma io lo stacco sempre. Ma ragazzi, anzi, se avete dei consigli, cioè, ma non quelli banali, tipo lasciare areare, asciugare sempre, perché io lo faccio sempre. Ditemeli, perché io non so più cosa, dove sbattere la testa.
Sono talmente scema che praticamente ho passato 10 minuti a pulire tutto quanto il neon, l'ho staccato, ma ho ripreso il nulla perché ho messo il cellulare così e io ero convinta che stessi riprendendo questo neon, invece stavo riprendendo l'altro neon. Vabbè, comunque ho pulito tutto quanto il neon, l'ho staccato, ho pulito tutta la parte esterna, adesso passo all'altro neon. Penultimo, mettiamola così perché sono i mobili, poi c'è il lavandino e poi c'è il pavimento. Quindi sposto il mobile, mi viene male. Ho finito, non ci credo nemmeno io, però ho finito. Ciao, ciao a tutti. Allora, questo è il resultation. Allora, non ho più ripreso niente anche perché mi si era scaricato il cellulare, però ho spostato tutti quanti i mobili, ho pulito dietro i mobili, anche qua sotto, ho finito di pulire tutte quante le spazzole, le ho rimesse al loro posto, come è giusto che sia. Noi ce le abbiamo organizzate qua, ho pulito anche qua dentro, ma mi sembra forse che io ve l'avessi ripreso questo pezzo, non lo so. E lì ci sono Cosa scegliere di Elias perché purtroppo si è rotta la sigaretta elettronica e quindi sta ritornando a fumare il tabacco, mannaggia lui. E sì, ogni tanto fuma in bagno, purtroppo è un brutto vizio, però che bisogna fare? Vabbè, diciamo che adesso che Greta non dorme più in camera, va anche sul balcone, però prima che dormiva in camera era un po' complicato. E
E niente, ho finito, ragazze, non ci credo. Ho riorganizzato anche qua i trucchi. Qua sono i trucchi che ho io che utilizzo tutti i giorni, quindi non me ne servono altri. Cioè, questi qua veramente no, però li tengo qua. E qua, ad esempio, ci sono trucchi, pennelli che non uso, però li tengo qua perché le bambine ci giocano. Qua ci sono altri trucchi che sinceramente non uso, ma ok, ce li ho ancora da, prima o poi li finirò. E qua invece c'è il reparto maschere, punti neri, scrub. Scusate la voce, ma sono davvero stanca. Poi qua sotto invece ho messo, allora, questo qua è un contenitorino dove teniamo gli elastici e le mollettine per l'asilo, la spugnetta con cui mi trucco. Qua ci sono tutte quante le mie mollettine e i miei orecchini, gli anelli. Qua ve l'avevo già fatto vedere prima se non sbaglio, però comunque ho messo questa pochette qua vuota che l'ho spostata dall'altro. Cose avanzate, la questionata che mi ha portato mia mamma, cose avanzate dall'estate che però teniamo. E poi di base praticamente è vuoto, c'è lo spruzzino con l'alcol dentro e dietro c'è uno per il bagno che è rimasto lì, c'è l'ultimo goccio, anzi adesso lo faccio fuori, va? Così me lo tolgo dalle balle. Poi qua sopra, come vi ho fatto vedere prima, c'è la carta igienica e i cotton fioc, pulito tutta quanta la porta, le piastrelle, eccetera. Qua c'è reparto creme mie e cose dietro che mi porto avanti da anni che però mi dispiace buttare, oli, lo spray per i capelli e qua c'è tutto il reparto di Elias per le lamette perché lui ogni tanto usa ancora la lametta quella normale quando si deve fare le rifiniture che non riesce con la lametta d'acciaio. Reparto di Elias, come vi ho detto, cioè lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso. Qua, quello lì che vedete è olio che purtroppo non è mai più andato via, era un olio per il corpo che è schizzato. E qua invece c'è appunto il reparto delle mie creme, ve l'ho fatto vedere prima, il reparto profumi e questo qua è il reparto di Elias. E poi qua sotto, come vi ho già anticipato precedentemente, le varie pochette e i vari contenitori, le scatole dei vari rasoi. Ho ancora quel detersivo per le mani, penso da 3 anni, è come minimo 3 anni che è lì, perché non lo utilizzo più, dovrei metterlo e poi buttarlo, però non lo tengo proprio più. E niente, ho finito, 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 ho messo i cosi tutti nuovi. Sono soddisfatta, è la cosa che mi fa piangere che tra neanche mezz'ora Elias deve farsi la doccia, deve prepararsi per andare a lavoro, quindi dovrò ripulirlo prima di andare a dormire sicuramente. E lo so che voi direte, Stella, sei un po' psicopatica, però non riesco a svegliarmi al mattino e vedere il bagno di nuovo un macello. E quindi va bene, ok, non importa, però perlomeno è proprio stradisinfettato, strapulito, stra tutto. E poi più che altro è straorganizzato, cioè davvero ho tolto. Che poi non è che io abbia tolto chissà che cosa, sì, magari ho tolto qualche lacca finita, qualche contenitore finito, però ho riorganizzato, ho riorganizzabile e quindi c'è molto più spazio. Cioè io vi giuro, ragazze, più va avanti la mia vita e più mi rendo conto proprio di aver bisogno di nulla. Cioè, mi piace quando vedo magari quelle case super fornite, però vi giuro ragazze, più vado avanti invece, più mi rendo conto che nonostante mi piaccia vedere le case super fornite, io voglio avere il minimo indispensabile. Cioè, io sono proprio del range minimalismo, che poi non è mai minimalismo perché di cose ne ho e magari anche più di una, quindi non è proprio avere una cosa. Ad esempio, noi in casa adesso abbiamo un bagnoschiuma, che è quello in doccia, e uno shampoo. Quando finisce lo vado a ricomprare, mentre prima compravo quintali di roba, cioè proprio quintalate, anche detersivi, ne avevo 300, usciva il detersivo nuovo, lo andavo a comprare, andavo a fare la spesa, cioè proprio mi cercavo di crearmi benessere acquistando cose che poi mi creavano invece un malessere perché la casa era sempre incasinata, perché i mobili non avevano la possibilità di mantenere tutta quella roba. E qui niente, e poi anche il mio portafoglio stava male comunque. E poi ho lavato pavimento, sono un po' stanca ragazze perché sono le 5 e mezza, io ho fatto la bellezza di 14.000 passi, però sono stanca perché non ho dormito davvero niente stanotte, spero che stanotte do Greta dorma davvero un pochino, io non dico tanto, almeno 2 o 3 ore me le faccio dormire. E spero di avervi tenuto compagnia, di avervi dato la motivazione per pulire una zona della casa che magari rimandate.
da tempo, oppure anche semplicemente per alzarvi dal divano e fare quella cosa che dovevate fare ma che non avevate voglia, e niente, anche semplicemente aver fatto quattro chiacchiere, aver visto una pazza che pulisce il bagno, così. E fatemi sapere se anche voi come me, cioè tipo dovete fare queste pulizie ogni 2 o 3 mesi, altrimenti state male. Che poi io le sto chiamando pulizie di primavera, però io potrei chiamarle pulizie di primavera, di autunno, di inverno, di metà estate, di metà primavera, di metà autunno, perché vado a fare le carote al forno per stasera. Sentendo le mie bambine che urlano, molto bene. E vi abbraccio, vi bacio a tutti qua.